Siamo alla riserva naturale del Furlo per la manifestazione Vivi Furlo, tre giornate all'insegna dello sport. Qui con noi c'è l'architetto Maurizio Bartoli, dirigente del servizio urbanistica. Ma la riserva naturale statale Gola del Furlo è stata istituita con decreto ministeriale del 2001 dal Ministero dell'Ambiente ed è stata assegnata alla provincia l'ente gestore della riserva. E l'iniziativa di oggi, siamo nella terza giornata di Vivi Furlo, è una delle tante iniziative che la riserva durante l'anno fa nell'ambito del programma dell'educazione ambientale. Questa è un po', sta diventando il secondo anno un po' il fiore all'occhiello delle manifestazioni di educazione ambientale, non fosse altro perché il primo giorno è anche gli altri, ma il primo giorno, il venerdì, è particolarmente dedicato ai ragazzi, per tutti, anche quelli diversamente abili, e trovano qui una giornata veramente bella in questa golena che ha una cosa affascinante sia nel clima che nel silenzio, e quindi si riescono a ritrovare in questo ambiente naturale. E quali sono le attività principali in questa manifestazione? Allora, la manifestazione prima di tutto è in collaborazione con i cinque comuni e le due comunità montane, perché va ricordato che la riserva statale è un territorio che comprende cinque comuni, Acqualagna, Cagli, Fossombrone, Fermignano e Urbino. E sono 3.600 ettari di boschi, di vegetazione, di naturalistica estremamente importante. E dicevo, questa manifestazione è poi patrocinata e organizzata insieme al CONI provinciale. E qui infatti troviamo diverse discipline sportive, dall'arrampicata alla pratica del golf, all'arco, alla mountain bike. Quindi sono tre giorni dove si può sperimentare queste attività. Quest'anno per la prima volta è stata fatta, che sta avendo un grandissimo successo, anche la canoa. E tutti possono partecipare, cimentarsi in queste attività sportive? Sì, sì, tutti si possono cimentare. Abbiamo aperto un'informazione turistica, lo IAT appunto, è aperto tutti i giorni e lì prendiamo le adesioni per tutti gli eventi, anche agli interessanti eventi che ci sono durante l'anno, che sono le passeggiate che vengono organizzate ciclicamente. E quest'anno c'è stato la nascita dei rapaci con il CRAS, che è sempre un centro di recupero animali selvatici della provincia. Ed è stata una serata molto bella. E altre iniziative, poi la serata si conclude veramente con un momento significativo, perché oggi coincide con anche l'inaugurazione dei sentieri della riserva statale. È un evento importantissimo perché dopo tanti anni, con una gestione oculata nel recupero di tutti i sentieri, nell'apertura, nella messa in sicurezza delle strade, delle staccionate, siamo riusciti con il CAI a mettere a norma tutti i 12 sentieri con la segnaletica internazionale, realizzato una cartina della sentieristica con le modalità internazionali, con quindi la grafia per tutti gli appassionati, quindi mettendo in sicurezza chiunque voglia andare a percorrere questi sentieri, hanno la loro segnaletica e una cartina. Oggi pomeriggio la presenza del presidente Matteo Ricci, che è oltre ad essere il presidente della provincia e anche l'assessore delle aree ambientali e naturali della provincia e quindi della riserva statale Gola del Furlo, con la sua presenza daremo inizio, e con il CAI a livello sia provinciale che regionale, l'inaugurazione di questi sentieri. Sarà presente anche il dottor Cattoi, che è responsabile provinciale del Corpo Forestale dello Stato, che è praticamente il nostro tutore della sicurezza e della protezione. Spetta infatti alla forestale controllare tutta la riserva. Quindi verremo tutti a visitarvi, perché è una bellissima riserva. Un saluto a tutti. Arrivederci.